Buonasera a tutti, ben trovati al nostro TG regionale. Apriamo subito con la questione dello stadio perché ci sono importanti novità. La Fiorentina giocherà al Franchi la stagione 2024-2025, lo ha annunciato il sindaco Nardella stamani. Vediamo il servizio. La Fiorentina potrà giocare allo Stadio Franchi durante i lavori per il rinnovo dello stadio per tutta la prossima stagione 2024-25. Era un risultato al quale ancora poche settimane fa nessuno di noi avrebbe creduto. Ci siamo arrivati perché ci siamo messi a tavolo con i progettisti straordinari, con le ditte che hanno vinto la gara e che avevano già fatto un'offerta di riduzione dei tempi di lavori e con gli uffici tecnici della nostra amministrazione. La Fiorentina potrà giocare durante i lavori al Franchi per tutta la stagione 2024-2025 anche in Europa, con una capienza di 22.000 spettatori, pur mantenendo la fine dei cantieri entro la data del 2026 prevista dal PNRR. La svolta sulla domanda su dove giocherà la Fiorentina la prossima stagione è dunque arrivata stamattina, chiudendo settimane di polemiche, sia con la società sia con i tifosi. Stamattina la prima persona che ho chiamato per dovere e correttezza è stato proprio il direttore generale Gio Barone, con il quale abbiamo sempre avuto interlocuzione, rispetto reciproco, e Barone era contento ovviamente di questa soluzione. Il lavoro sarà per settori, partendo la settimana prossima dal tabellone della curva ferrovia e poi chiudendo la curva stessa da fine febbraio-marzo in poi. Il nuovo scenario prevede anche un nuovo canone di affitto per la Fiorentina, 600.000 euro pari ai costi di manutenzione ordinaria. Parallelamente, avanti anche sullo stadio Padovani, che verrà modificato per accogliere il rugby, ma anche il calcio, con una sponsorizzazione in grado di coprire i 5 milioni mancanti per ospitare la Serie A dalla stagione 2025-2026. Restiamo a Firenze, parliamo delle elezioni amministrative. Stefania Saccardi balla da sola, ma mai dire mai, è questo che ha dichiarato stamani. Vediamo. Chi non è contentissimo, chi non ha condiviso tutto di questa amministrazione può anche scegliere un candidato diverso senza cambiare il campo d'appartenenza. E quindi abbiamo deciso che ci candidiamo, che mi candido a fare il sindaco di questa città. Sembrano tramontate le primarie per il 3 marzo, quindi Stefania Saccardi balla da sola. Per adesso sì, noi eravamo pronti a misurarci in modo da tenere anche il centro-sinistra, e non solo io, da tenere il centro-sinistra unito a queste elezioni, ma il Partito Democratico ha scelto un'altra strada. Sintesi, bellezza, fidarsi, cura, pass per i disabili in sanità, insieme, sviluppo, identità. Sono le 8 parole attraverso le quali Stefania Saccardi ha presentato, in un teatro Puccini strapieno, la sua idea di Firenze. Una città che si candida a guidare, forte soprattutto della sua lunga esperienza amministrativa, ma un'impresa che lei stessa definisce non facile. Se sarà una battaglia che porterà avanti da sola fino alla fine, ancora tutto da definire. Mancano 4 mesi alle elezioni e in politica, così come nella vita, mai dire mai, risponde a chi le chiede se la rottura con il PD sia definitiva. In effetti, l'intervento di Saccardi non è declinato eccessivamente contro le amministrazioni presenti e passate, del resto ne ha fatto parte a lungo anche lei, anche se un accordo con il PD al momento sembra lontano. Più probabile invece in un eventuale ballottaggio in cui Italia Viva crede, sondaggi interni danno la Saccardi al 15%. Sarà quello eventualmente il momento in cui fare la differenza, ma la strada è ancora lunga. Al fuoco di fila contro gli ex compagni, anche se più morbido rispetto ai mesi scorsi, ci pensa Matteo Renzi, presente al Puccini ma senza salire sul palco, che è tutto per la Stefania, come campeggia anche sul sito dedicato alla sua campagna elettorale. Io penso che il PD abbia chiuso le porte, però facciamola finita con la discussione più politica. Io non sono uno di quelli che si tira indietro sulla discussione politica. Ma guardiamo i dati di fatto. Questa città rispetto a 10 anni fa è più sporca, questa città è meno sicura e questa città è più, diciamo così, incasinata sul traffico. Ecco, su questi 3 temi io penso che Stefania abbia qualcosa da dire di interessante e su questi 3 temi penso che si debba voltare pagina. Io sono contento di aver reindicato 10 anni fa Dario Nardella, penso che abbia fatto un primo mandato molto buono, nel secondo si è un po' perso, sta pensando ad altro, è legittimo. Lasciamolo andare dove deve andare e preoccupiamoci di Firenze.
Ancora politica, l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi è intervenuta stamani alla trasmissione Refresh su questa rete. Ha parlato della candidatura di Ike Smith a Firenze, non è l'unica scelta, ha detto, ponendo poi come limite temporale il 15 febbraio. Il servizio. Quanto secondo voi, quanto secondo la Lega si può aspettare ancora Ike Smith? Guardi, diciamo che le accuse scomposte che ho letto anche di Nardella al centrodestra in cerca di un candidato, il centrodestra ha candidati già spendibili, molto più autorevoli di quelli che sta spendendo il PD ultimamente, ma assolutamente, cioè intanto la Lega ha dei consiglieri comunali che stanno facendo un ottimo lavoro, in primis il capogruppo Federico Bussolin, che è giovane e preparato e sono anni che segue le problematiche di Firenze. Abbiamo Giovanni Galli, che è il nostro, diciamo, campione in consiglio regionale, rappresenta benissimo Firenze, conoscendola, l'unico che peraltro anche passato è arrivato al ballottaggio. Abbiamo, per allargare, ecco, lo spettro del centrodestra, il numero due di Giorgia Meloni in Italia, Giovanni Donzelli, che ha fatto il consigliere comunale a Firenze per anni, e perché no? Perché non potremmo mettere in campo anche il suo nome? Abbiamo però Marco, mi scusi Ceccardi, cioè, allora, la domanda non è questa. Centrodestra ne ha di candidati. No, però mi scusi, c'è un dato di fatto, è il 30 di gennaio, tutte le forze politiche hanno più o meno delineato i loro candidati, centrodestra ad oggi il candidato per Firenze non ce l'ha, poi possiamo stare qua a dire c'è quello, c'è l'altro, di sotto di sopra, però alcune forze politiche l'hanno delineato, quasi tutte, il loro candidato, centrodestra il candidato non ce l'ha, cioè lei mi sta facendo noi. Io l'ho chiesto quanto si può aspettare ancora Schmidt, per, oppure a un certo punto bisogna forzare e trovare un candidato, quanto? Schmidt è uno dei nomi. Ora, il tavolo di centrodestra sta delineando le ultime partite. Chiaramente Firenze, che è la partita più importante di tutte, perché è il capoluogo della nostra regione, viene lasciata per ultima, una volta chiusa tutte le altre partite. Ma io credo che entro metà febbraio il candidato ci sarà, quindi si parte già con la campagna elettorale, che comunque mi sembra che sui temi sia già partita, e ai fiorentini poi interessano anche i temi. Ecco, comunque tengo a rassicurare, ma non ce n'è neanche bisogno, che il centrodestra la squadra ce l'ha e ha anche dei nomi assolutamente forti e spendibili. Voltiamo pagina. Tre bambini feriti nella striscia di Gaza dalle bombe sono ricoverati all'ospedale Meyer di Firenze. Sono arrivati proprio nel cuore della notte. Il servizio. Sono arrivati nel cuore della notte all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze tre bambini provenienti dalla striscia di Gaza. Insieme ai loro familiari sono arrivati intorno alle 2 dopo essere atterrati a Pisa. Sono un bambino di 10 anni e due adolescenti, fratello e sorella di 12 e 15 anni. Presentano patologie di tipo traumatico e sono stati ricoverati in chirurgia. Sono tutti e tre rimasti feriti in seguito alle esplosioni di bombe che hanno colpito le loro abitazioni. La situazione dei due fratellini, il maschio e la femmina. Allora, il maschio ha gli esiti di una frattura di braccio destro, comunque consolidata, quindi viene valutato ora dai nostri riabilitatori per iniziare una terapia di riabilitazione. Ha poi avuto una frattura cranica, oramai anche questa consolidata, perché circa 2 mesi fa, farà un accertamento, una risonanza per valutazione, ma sta benino, ecco. La sorella, anche la sorella ha avuto una frattura cranica, ha un ematoma al cervello. L'altro bambino, che ha 10 anni, ha invece esiti di una frattura esposta del femore destro, quindi che è stata operata a Gaza, c'ha un fissatore esterno e c'ha un'infezione cutanea. Quindi noi ora stiamo valutando. Quindi sarà sottoposto a un ulteriore angio RM, tornerà in sala. Accertamenti anche per la mamma che li ha accompagnati a causa di un ascesso cutaneo. Noi siamo stati allertati la scorsa settimana dal Ministero dell'Interno, con cui siamo in contatto dalla settimana scorsa, e ci ha chiesto la disponibilità a prendere in cura un massimo di 10 bambini.
E anche in Toscana arriva la protesta dei trattori. A Navacchio, in Val di Chiana, protestano appunto contro le politiche agricole di Bruxelles. Il servizio di Rachele Campi. Sfilano i trattori a passo d'uomo per le strade di Navacchio. Siamo in provincia di Pisa, anche qui gli agricoltori protestano contro Bruxelles e le politiche agricole in atto che metterebbero in ginocchio un intero settore. Sulla linea delle proteste, sorte in Francia e in Germania, anche in Italia, oggi si manifesta. In Toscana, oltre a Pisa, anche in Val di Chiana, gli agricoltori sono scesi con i loro mezzi imponenti. Una manifestazione apolitica e lontana da sigle sindacali, ci tengono a sottolineare. Gli agricoltori, che pochi giorni fa hanno fondato il Coordinamento Nazionale Riscatto Agricolo. E noi chiediamo principalmente una revisione del Green Deal e della politica agricola europea che ci impedisce di poter lavorare. E poi fermare le importazioni ingiuste, vale a dire d'accordissimo con le importazioni perché siamo nel 2024 e le importazioni sono giuste, ma bensì che vadano regolamentate nel fatto che vengano fatte importazioni da paesi che hanno lo stesso nostro regolamento produttivo e sanitario, perché altrimenti è concorrenza sleale. A noi ci fanno fare l'agricoltura come se costruissimo una Ferrari e poi quando andiamo al mercato ce la fanno vendere al prezzo della Panda. È chiaro che io non posso fare un prodotto del genere con lo stesso costo e di conseguenza trovo una concorrenza sleale. Gli agricoltori temono anche per le agevolazioni sul carburante agricolo che per le aziende dicono sono vitali. A pieno regime, vale a dire l'estate, quando c'è la raccolta, insomma, in campo del cereale, nel mio caso, e la lavorazione del terreno, noi arriviamo a consumare circa 3.000 litri in un giorno, vale a dire al prezzo di 80 centesimi col prezzo agevolato, si tratta di 2.400 euro, facciamo un conto approssimativo, e mentre senza le agevolazioni, se oggi costa 80, magari costerebbe 1,60 euro, di conseguenza si raddoppierebbe pari pari il prezzo e andremmo a pagare quasi 5.000 euro al giorno, per esempio, insomma, ecco. E proteste anche a Grosseto con la marcia dei trattori che ha interessato fin dalle 9 della mattina il capoluogo della Maremma. Il corteo a piedi autorizzato dalla questura non è piaciuto agli agricoltori che hanno quindi bloccato l'Aurelia. Una parte degli agricoltori sono stati in presidio sulla via Aurelia Sud determinando un rallentamento del traffico almeno fino alle 12.30, mentre una ventina di trattori si è invece diretta sull'Aurelia causando lunghe file nel tratto tra lo svincolo di Grosseto Sud e Rispescia Alberese. E voltiamo pagina, andiamo in provincia di Pistoia. Morto Patrizio Mungai, fu sindaco di Serravalle Pistoiese. Servizio. È morto a 75 anni Patrizio Mungai, ex sindaco del PD al comune di Serravalle Pistoiese dal 2012 al 2017, nato a Pistoia il 12 ottobre del 1949, dopo il diploma all'Istituto Tecnico Silvano Fedi della sua città, venne assunto alle officine Nuovo Pignone di Firenze. Il suo ingresso in politica risale agli inizi degli anni Ottanta. Nel 2002, con l'Ulivo, al comune di Serravalle, il sindaco Renzo Mochi lo nomina vice sindaco, assessore al bilancio e all'ambiente. Nel 2007, con la seconda elezione di Mochi, questa volta a capo della lista di centro-sinistra L'Unione, Patrizio Mungai vede aggiungersi alle precedenti deleghe anche quella ai tributi, allo sport e agli acquisti. Poi, a sua volta, nel 2012 viene eletto sindaco, carica che manterrà fino al 2017. Il suo funerale è previsto per giovedì mattina alle 9.30 nella chiesa di Casa Alguidi. Rimaniamo a Pistoia, parliamo dell'omicidio Cini. Il 2 febbraio ci sarà l'udienza al Tribunale del Riesame per Daniele Maiorino, in carcere dal 18 gennaio scorso. Vediamo il servizio. Si svolgerà venerdì 2 febbraio davanti al Tribunale Fiorentino del Riesame l'udienza con cui la difesa di Daniele Maiorino chiede la scarcerazione del suo assistito. Maiorino, 58 anni, è accusato di aver ucciso a sprangate il cognato Alessio Cini e di averne incendiato il corpo mentre l'uomo respirava ancora. L'istanza è stata presentata dall'avvocato Katia Dottore Giachino, che assiste Maiorino con la collega Fulvia Lippi. A chiedere la conferma della misura cautelare in carcere
carcere per omicidio volontario emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, Patrizia Martucci, ci sarà il magistrato che dirige le indagini dei carabinieri, il sostituto procuratore Leonardo De Gaudio. Maiorino, che si proclama innocente, sarà presente, come ha annunciato l'avvocato dottore Giachino. Intanto ieri sono iniziate le perizie sul DNA. La procura ha nominato come proprio consulente il professor Ugo Ricci, genetista, che si occupa anche del caso della piccola Cata. Saranno analizzate le eventuali tracce sugli abiti che Maiorino ha spontaneamente consegnato agli inquirenti. L'avvocato dottore Giachino ha nominato a sua volta come tecnico di parte la professoressa Martina Chiappelli di Bologna. Gli investigatori non hanno mai interrotto indagini e accertamenti dalla mattina del delitto avvenuto all'alba di lunedì 8 gennaio alla Ferruccia di Agliana. Particolare importanza viene attribuita anche alla perizia in corso sul cellulare sequestrato a Maiorino. La figlia di Maiorino nei giorni scorsi ha scritto una lettera diffusa dall'avvocato Giachino nella quale attacca i mezzi di informazione anche rispetto all'interpretazione delle intercettazioni fatte e acquisite dagli inquirenti. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza di Firenze e di Prato ha smantellato un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga e anche allo spaccio. Ci sono 5 arresti, decine di chili di stupefacente sequestrato, insieme a quasi 700.000 euro in contanti. Vediamo. Un fiume di cocaina, hashish e marijuana tra Firenze e Prato, un traffico di droga di pochi chilometri ma organizzato nei minimi dettagli e assai redditizio a giudicare dai quasi 700.000 euro in contanti sequestrati dalla Guardia di Finanza. Il blitz, che ha smantellato un gruppo criminale composto da albanesi e rumeni, è scattato all'alba di oggi. Decine di uomini del Comando Provinciale di Firenze e del Comando Provinciale di Prato hanno eseguito 5 ordini di custodia cautelare, 2 in carcere e 3 ai domiciliari. Numerose perquisizioni e notifiche di avvisi di garanzia. L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, in prima battuta condotta dalla finanza del capoluogo toscano, ha portato a galla il lavoro dell'organizzazione criminale. Albanesi e rumeni con base a Prato e contatti a Firenze, dove arrivava lo stupefacente che poi veniva venduto al dettaglio in tutta la Toscana. Un'indagine partita nei mesi scorsi che ha via via smontato il traffico, mettendo a segno 2 arresti e sequestrando 5 kg di cocaina, 100 tra hashish e marijuana e 676.000 euro in banconote di vario taglio, oltre a 2 pistole e a più di 500 cartucce. Nonostante il colpo, il gruppo di albanesi e rumeni è riuscito a resistere, tanto alto il grado di organizzazione e riorganizzazione che ha permesso di continuare l'attività. La droga veniva comprata, lavorata e preparata per lo spaccio al minuto, infine smistata a seconda delle richieste delle varie piazze. Ancora cronaca, il macrolotto 0, quartiere di Prato reso difficile dall'altissima presenza cinese, sono arrivate delle sentinelle speciali che combattono il degrado e non solo. Vediamo. Cumuli di rifiuti lasciati in strada e sui marciapiedi, presenze sospette, comportamenti incivili. Non c'è niente che sfugga ai volontari delle associazioni delle forze dell'ordine che da 2 settimane pattugliano via Pistoiese e via Filzi mattina e pomeriggio. Un servizio di prossimità in uno dei quartieri più complessi a causa dell'altissima presenza cinese, coordinato dalla polizia municipale che sta incontrando il favore della popolazione anche orientale, come ci spiega l'Associazione Nazionale Carabinieri che oggi abbiamo seguito con le nostre telecamere. Non più tardi di qualche minuto fa un cittadino cinese ci ha soffermati sull'ingresso del negozio facendoci una segnalazione di tipi sospetti che hanno frequentato il suo locale, facendo acquisti per qualche euro e segnalandoci che appunto sembra siano gli stessi soggetti che hanno fatto alcune rapine su negozi più avanti. E niente, abbiamo... è un servizio che piace anche a loro. Sì, esatto, anche i cittadini cinesi hanno risposto molto positivamente a questo nuovo tipo di servizio. Soddisfatto il comitato Macrolotto Zero che attraverso il tavolo di osservazione permanente a cui siede ha visto accolta dal comune una richiesta che mette sul piatto da 20 anni. E controllano il territorio e possono riferire di diverse situazioni, voglio dire, che di degrado ma di anche di altri tipi di preoccupazione, per esempio gli appartamenti sovraffollati, insomma tutta una serie di questioni che prima ad ora erano lasciate a sé.
comitato che chiede una maggiore presenza delle forze dell'ordine anche nelle ore notturne. C'è anche un po' di spaccio e special modo sui giovani, quindi è un po' per la sicurezza del quartiere e del bancolotto zero. Visto il buon esito, dal 3 febbraio il servizio sarà esteso anche al soccorso, altro quartiere difficile. È in attesa del rinnovo invece il progetto dedicato alle case popolari. E anche lì i cittadini hanno dato un ottimo riscontro, un'ottima risposta, tant'è vero che stanno continuando a chiedere di noi perché dei nostri passaggi, perché non abbiamo più le macchine, però stiamo aspettando appunto di riprendere anche questo servizio. E ora spostiamoci a Livorno. Eni conferma entro il 2026 l'avvio della bioraffineria nella città labronica. La città si aspetta un impianto green. Vediamo. Eni conferma la decisione di realizzare la terza bioraffineria in Italia a Livorno, assicurando un futuro produttivo e occupazionale. Se ne era già parlato nel gennaio del 2021, prendendo a modello gli stabilimenti di Gela e Porto Marghera. Le carte sono ad oggi scoperte e si può dire addio al paventato progetto di un gassificatore che avrebbe trasformato i rifiuti della Toscana centrale in energia. Si va quindi verso una svolta green. Il progetto deve essere ancora ultimato, si prevede la costruzione di tre nuovi impianti per la produzione di biocarburanti idrogenati. L'avvio dell'attività è previsto entro il 2026. Soddisfatto anche il primo cittadino Luca Salvetti, che ha parlato di un importante futuro per la città, sia sul fronte occupazionale, che secondo le garanzie di Eni cancella le preoccupazioni di centinaia di dipendenti e al contempo si può sperare di avere un quadro di miglioramento degli impatti ambientali per la zona con abbattimento delle emissioni, prodotti ottenuti da oli vegetali e riduzione del traffico intorno alla struttura, visto che i carichi arriveranno via mare. Il tema del futuro della raffineria Eni è stato al centro del nostro lavoro sin dal dicembre del 2020, quando andammo con il presidente Gianni a Roma ad incontrare i vertici di Eni. Il progetto di bioraffineria è diventato l'obiettivo per scongiurare l'incertezza del futuro. E ora arriva questa notizia che naturalmente è un grande successo per la città, di cui andiamo fieri, senza ombre di dubbio, ed è importante essenzialmente per quattro elementi. Il primo, la continuità produttiva del sito industriale. Il secondo, quello che riguarda la stabilità occupazionale degli oltre 400 dipendenti e delle loro famiglie, ma anche dell'indotto. Il terzo elemento è il quadro di miglioramento dell'impatto ambientale dell'industria, perché questo cambiamento e la bioraffineria con gli oli vegetali e i grassi animali farà sì che alla fine le emissioni di CO2 siano notevolmente abbattute. L'ultima cosa riguarda le bonifiche, che noi vogliamo che continuino di pari passo con la riconversione a bioraffineria. È nato l'amaro del calcio storico. Vediamo nel servizio di Chiara Valentini di cosa si tratta. Debutterà nella vetrina del gusto per eccellenza, Pitti Taste, sabato prossimo alla Fortezza d'Abasso, l'amaro di quartiere, nato per celebrare la tradizione popolare del calcio storico fiorentino. Guai a dire che servirà a digerire la sconfitta del perdente, ogni quartiere avrà il suo amaro del resto. Sono quattro i gusti per i quattro colori. A idearlo è stato un avvocato fiorentino amante delle tradizioni popolari della sua città. Aveva già inventato 2 anni fa un gin ispirato al profumo di Caterina de' Medici. Sono un tifoso da sempre, appassionato di Firenze, appassionato dei calcianti e di tutto questo mondo, e quindi insomma mi sembrava giusto omaggiarli con un prodotto che fino ad oggi non c'era, e quindi è stato pensato a ciò che potesse rappresentarli meglio, che è insomma un amaro, il corroborante del calciante. Oscar Quagliarini, il bartender profumiere, uno dei più rinomati su scala internazionale, ha creduto nel progetto e ha deciso di investirci. Aroma intenso e note agrumate per gli azzurri, arancia amara, melograno e liquirizia per i verdi, profumo balsamico e gusto speziato per i bianchi, artemisia, liquirizia e spezie per i rossi. Sono solo alcuni dei profumi utilizzati per la creazione di amari diversi, come i quartieri, ma con una cosa in comune: sono tutti fortissimi per fisici importanti.
hanno tutti 27 gradi come i 27 calcianti che sono in ogni squadra. L'amaro del calcio storico, ne sono convinti i produttori, servirà a far conoscere sempre di più la tradizione fiorentina per eccellenza. Per noi è molto importante espandere il nostro marchio in tutto il mondo, lo stiamo facendo con grandi tornei negli ultimi anni, ma anche con questa nuovo modo anche di pubblicizzare la manifestazione, quindi con l'amaro del quartiere. E questa era l'ultima notizia, vi ricordo che la serata di Toscana TV inizia alle 21 con Casa Viola e alle 21.30 il film Ulisse. È tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Toscana TV.